tenuto questo cantiere bloccato per circa 4 anni. Dallo sblocco poi siamo andati avanti dritti e siamo arrivati finalmente a questo appuntamento, veramente importante. Qui sognano anche un raddoppio su finale, che notizie ci sono? Ovviamente un'opera a media lunga scadenza, ma si può sbloccare qualcosa? Lei era stato molto chiaro in Commissione dei Trasporti qualche tempo fa. Certo, il completamento è un'opera che vale circa 1,5 miliardi di euro, che al momento è prevista nel contratto di programma tra RFI e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ha una copertura esclusivamente per la parte di progettazione. Quindi è un'opera che, essendo inserita, è previsto venga fatta. I tempi ovviamente tengono conto della possibilità che possa essere finanziata. Ci sono grandi opere oggi in corso che assorbono grandi risorse, tipo il collegamento del corridoio Reno-Alpi e quant'altro. Però è un'opera che ritengo che nei prossimi anni possa essere messa in pianificazione ed essere realizzata. Nel frattempo, con un finanziamento di 225 milioni che era destinato a questa tratta come opere iniziali, noi investiremo in tecnologia in modo tale che anche questo tratto a semplice binario, fin quanto resterà in esercizio, potrà essere utilizzato nei modi più performanti possibili oggi a disposizione. L'idea di farne una pista ciclabile la convince? La pista ciclabile sulla linea dismessa. Ma io credo che il riutilizzo delle linee dismesse per questa funzione sia una delle opzioni maggiormente gettonate al giorno d'oggi. Quindi credo che una discussione su questo riutilizzo della linea dismessa è sicuramente aperta e probabilmente sarà la scelta che verrà fatta. Per quanto riguarda il terzo valico, siete preoccupati dopo gli ultimi sviluppi, temete che i tempi possano rallentare rispetto a quanto preventivato? Noi stiamo lavorando affinché i tempi non vengano allungati. Ovviamente i problemi che si sono generati hanno reso necessario dei provvedimenti di allontanamento di persone, dei provvedimenti di interferenza maggiore da parte di RFI nell'autonomia del general contractor. Sono tutti provvedimenti comunque che sono stati recepiti con estremo favore sia dall'autorità, dal Ministero, dall'autorità nazionale anticorruzione e anche dal general contractor, devo dire. Quindi al momento i cantieri stanno andando avanti senza discontinuità. Io ritengo che la data del 2021 attualmente possa essere confermata come data di ultimazione dei lavori. Senta.